Il mio nome è Michelangelo Merisi, ma per il mondo io sono solo Caravaggio. Fantastico. Ma come sei arrivato a Freedom, oltre il confine, partendo da Terni? Oh, è esattamente la sintesi di quello che io anelo da sempre. Partire dal territorio, il Ternano, la Valnerina, l'Umbria, l'Italia, comunque dal territorio, e poi volare verso sguardi e panorami più universali, valori più universali, appunto oltre il confine. Perciò come ci sono arrivato io, non lo so, come spesso accade, nulla è per caso, ma c'è sempre di mezzo il caso. Il caso ha voluto che ho recitato Canova ultimamente proprio a Narni, e in quei giorni si stava approntando questo servizio proprio su Narni, hanno visto come io ho approcciato il personaggio di Canova, gli è piaciuto molto, e mi hanno chiesto se fossi disponibile per Caravaggio. Ora, con tutto l'amore che nutro per Canova, di cui adesso ricorrono i 200 anni della morte, però Caravaggio io sarà che l'ho studiato, l'ho fatto per anni e tuttora sogno di replicarlo, e è dentro di me, e quindi è stato veramente un onore, un piacere, una scoperta. Com'è stata questa avventura, non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano? È stata infatti sotto tanti aspetti interessante e pregnante, perché ho lavorato con dei grandi professionisti e è stato un lavoro intenso che è durato un'intera giornata dalla mattina alla sera, molto intenso ma proficuo, perché l'ho visto subito da come si sono approcciati al personaggio. Però la cosa che mi è molto piaciuta è che, avendo visto come io faccio il teatro, mi hanno lasciato una grande libertà. Inizialmente avevo soltanto chiesto di poter comunque fare delle battute che mi piacessero. Loro hanno detto che per loro organizzazione non lo fanno mai. Invece poi lavorando e anche un po' giocando, si è visto come quelle che erano le mie battute del mio spettacolo calzassero esattamente con la loro linea che avevano dato al personaggio. E perciò a quel punto si sono abbattuti tutti i confini, tutti i paletti. E la cosa bellissima, ecco, che porto con me, al di là della professionalità, anche insomma del riscontro che c'è stato, no, in tutta Italia, però è stato questo approcciarsi tra uomini d'arte, di cultura, aperti, senza confini, senza pareti. Quindi c'è stata una piena libertà che mi hanno dato di gestire il mio personaggio. E questo mi è piaciuto tanto, questo è stato veramente un gran successo che devo a Caravaggio, che è dentro di me. Immagino che la macchina organizzativa sia strepitosa. Sì. Sì, ogni singola scena, anche se giocando molto appunto sulle luci e sull'istante, perché questo abbiamo fatto tutte immagini molto fugaci, istantanee, distinto, e però dietro c'erano 6 telecamere, c'era una regia sempre presente, puntuale, e c'era una attenzione veramente ai particolari. Quindi sì, io ero solo, ma intorno a me, come sempre succede, c'erano tante persone. Ma ecco, questo clima che si è instaurato, ripeto, è stato secondo me la scintilla, quello che può essere il valore caravaggesco dell'opera televisiva che abbiamo fatto. Purtroppo non c'era Giacobbo. Beh, lui era impegnato, perché da quello che ho visto lavorano veramente in rapida successione. Basti pensare che pochi giorni prima, insomma fino al giorno prima, erano a Parigi per curare un altro approfondimento, tornavano da Malta. Però mi sono accorto poi, vedendo il filmato, quanto la linea che aveva dato Giacobbo, no, di divulgazione del personaggio, fosse in linea con quello che appunto la regia ovviamente cercava di puntualizzare nel mio recitare. E c'era Ico Fedeli, che per me è stata una grande scoperta, perché un regista sul campo che opera lui stesso insieme a tutti gli altri operatori video, lui stesso con una telecamera, quindi un regista che muove lui la telecamera, che cerca il particolare geniale, e poi è stato un profluvio appunto di godimento, laddove ciascuno delle tante telecamere che insisteva sullo stesso personaggio, che in quel caso ero io, godeva quando diceva ce l'ho, ecco, l'inquadratura quanto più possibile alla perfezione della luce caravaggesca. E questo era condiviso da tutti, perché nel momento che una telecamera beccava quell'istante, che è la caratteristica di Caravaggio, è l'istante della luce, dello squarcio di luce che penetra il buio, e dopo c'era tutto un insistere su quella inquadratura. E quindi ecco, Ico Fedeli, come tutti gli altri, sono stati veramente una grande scoperta. E insomma, abbiamo in serbo e speriamo di rincontrarci, perché è stato un lavoro veramente proficuo per tutti.
Ecco, da Freedom, oltre il confine, di nuovo a Terni, quali sono i prossimi progetti di Stefano De Maio? Immediatamente stiamo concludendo la bella esperienza di eccezionalmente Natale, periferia di periferia in periferia. Questo portare il calore e la luce dei racconti del Ciocco nelle periferie, che paradossalmente anche lì c'è tutto un gioco caravaggesco, no? Dove sembrerebbe esserci più buio, più ombra, mentre invece è proprio lì, insomma, Caravaggio spiegava questo, ci ha portato questo, che è proprio dall'ombra, dal buio, che emergono le luci squarciando ancora più forte con la loro luce, che magari è nascosta, che magari bisogna andare a cercare. Quindi concluderemo il giorno 5 alla Basilica di San Valentino, il 5 gennaio, con l'ultimo dei tanti racconti. I racconti del Ciocco iniziano il 6 di dicembre con la fiaba del dono di San Nicolò, Santa Claus, e finiscono il 6 gennaio con la Befana, l'Epifania. E nulla è per caso anche lì, perché per le note vicende del Covid dobbiamo restringere lo spettacolo non dinamico in tutti i quartieri che avevamo fissato in quella data: San Valentino, Piazza della Pace, Matteotti, con un grande flusso musicale della Terni Jazz Orchestra, della banda di Stroncone, quindi un grande grande lavoro multiforme. Saremo io come attore e il flauto di Emanuela Boccacani, che però porterà nella Basilica di San Valentino la magia del suo flauto, che viene dalla musica classica, concertista classica, ma approdata negli ultimi anni anche alla musicoterapia. Quindi giocherà con la mia voce e la musicoterapia, entrando come dono speciale dell'Epifania nei cuori, nelle anime dei presenti. E questo spiega la fiaba, che il dono accresce chi lo fa più che chi lo riceve, perché il dono è sempre un atto d'amore. Portarlo nella Basilica, il santo patrono di Terni, e che nel mondo vuol dire l'amore, mi fa sempre più riflettere sul fatto che le fiabe non sono solo per bambini e che nulla è per caso.